E sentiamo anche Moratti che cosa ha detto oggi. Forse Moratti se l'aspettava che ci fosse questa escalation di nuovo in settimana. Quali sono i tempi del processo sportivo? Cioè, in realtà la Juve si lamenta. Ma perché si lamenta, Marcello? Perché ad aprile del 2010, possiamo far vedere la grafica, il procuratore federale Palazzi apre un nuovo fascicolo di indagine. A maggio la Juve convoca, chiede... Scusami, e convoca tutta una serie di tesserati che devono essere interrogati. Ecco. Tra cui anche a maggio la Juve chiede ufficialmente la revoca dello scudetto assegnato all'Inter 2005-2006. A settembre Palazzi, sempre su insistenza della Juve, acquisisce le nuove intercettazioni, quelli che coinvolgono in qualche modo il Milan con Galliani, l'Inter con Facchetti e così via. Giugno, settembre 2010, ecco, è l'ultimo dato che abbiamo, ma c'è un fatto che sembra inquietante, diciamo, in questa indagine, e cioè che a giugno del 2011, cioè fra 4 mesi, scade il mandato di Palazzi. Al che qualcuno dice, Palazzi traccheggia perché non vuole questa rogna comunque e preferisce lasciarla la verità secondo me non è Palazzi che soltanto. La Federcalcio aspetta la sentenza di Napoli, sì. Perché non lo dice chiaramente, però non vuole iniziare un processo perché poi rischia di essere smentita da Napoli. Allora, Napoli ci sarà la sua sentenza penale, poi si muoverà la sentenza. Però nel 2006 dicono Juventino... Prego, Melli e Chirico. Melli e Chirico. Volevo dire, a proposito di questo intervento maldestro, io ho sempre sentito dire che una cosa è la giustizia sportiva e un'altra è la giustizia ordinaria. Allora, abbi pazienza. Dottor Melli. Quello che è emerso dal punto di vista della giustizia sportiva è più che sufficiente, esatto. Non c'è bisogno di aspettare il processo. Il processo sportivo, facciamolo domani mattina, 8 febbraio. Però meglio, io ho detto ma ti dirò di più. È un'impressione. Buoni, Chirico e Ielto. Finisco solo, finisco Fabio. Fallo finire. In un paese serio, sai di processi da fare in un paese serio. Dove qui prima si diceva che gli amici di Moggi, eccetera, volevano far vedere tutti i colpevoli per poi arrivare alla conclusione tutti innocenti. Io dico invece il contrario, dico tutti i colpevoli. La Juve ha pagato, esatto. Il Milan in una certa misura ha pagato, la Lazio in una certa misura ha pagato, la Fiorentina in una certa misura ha pagato. Adesso sulla gravità... gravissima situazione quella dell'Inter. In un paese serio si riapre l'inchiesta e l'Inter deve essere condannato. Domani mattina facciamo il processo all'Inter, sull'attacco all'Inter, avvocato, lei. Ma non solo la restituzione degli scudetti, quello è un dettaglio, è un dettaglio che va bene per le bacheche, ma pensate al disastro che ha fatto Calciopoli alla Juventus, al disastro. Pensate la gestione precedente. Calcio che per 5 anni dell'Inter, questo ricordatelo sempre. Ricordalo sempre che qualsiasi cosa possa accadere, non fai nient'altro che confermare quello che è stato l'effetto della prima sentenza. Un calcio per 5 anni diverso da quello che doveva essere. Abbiamo avuto una spia al servizio dell'Inter. Mentre era un arbitro in attività. Allora sentiamo, adesso è finito il concetto. Avvocato Arnaboldi, a lei. Corretta, alterava i campionati.
Questo è quello che avevamo. In Bologna Juventus se qualcuno un rigore, magari cerca... in Bologna Juventus. Ma secondo me guarda, dette un rigore contro ti dico, la Juventus. Ti dico il mio punto allora, di vista. Di Cruz. Va bene, se adesso taci.